adesso non resta che il rammarico di un risultato non ottenuto. Ci tenevamo tutti, eppure è vero che queste formule non tengono conto del vero valore del biennio, perché poi siamo in prima fascia grazie a una nazionale come quella dei 2000 che ha vinto i Champions, quindi i Championship, quindi ci siamo trovati in un livello sicuramente al di fuori della nostra portata. E sono venuti fuori i limiti da tutti i punti di vista. Questa è una squadra che rispetto alle altre ha bisogno ancora di più applicazione tecnica, di più consapevolezza per chi sceglie questo sport, perché non basta fare il campus per poter dire sono un giocatore, devo immergermi in questa professione che è una passione e imparare. Cioè, tutto quello che c'è da imparare per poter crescere. Le biennii precedenti sono stati anche pieni di ragazzi che già giocavano in Serie A da più stagioni. E attraverso il campus abbiamo cercato di colmare il possibile dal punto di vista tecnico e fisico. Non è bastato. Ma c'è da considerare che questa è una squadra composta per la metà da 2005, dal mio punto di vista, da giocatori che hanno un grande potenziale, ma ancora uno sviluppo tecnico ancora non adeguato a questi livelli, e che venivano tutti, quasi tutti, tranne Tommaso De Angelis, da campionati giovanili, per cui è stata veramente dura, perché anche a livello di esperienza siamo mancati. Ecco, parlavi del sistema di questi campionati europei. La Federazione Europea ha annunciato peraltro una modifica e non ci sarà più questo sistema, almeno per quanto riguarda l'Under 18, cioè precisiamolo, questo passaggio dalla prima alla seconda divisione riguarda solo l'Under 20, mentre l'Under 18 giocherà le qualificazioni nel 2024 per degli europei che diventano 24 squadre. Quel biennio quindi gioca per andare, per qualificarsi e non eredita nulla dal biennio precedente. Sì, diciamo che la Federazione Europea ha giustamente cambiato la formula. Ora ogni biennio otterrà quello che merita in base ai propri talenti, in base al proprio lavoro, al lavoro che ha fatto. Noi vediamo che con questa squadra abbiamo visto che con squadre tipo Slovacchia, tipo Finlandia, tipo Israele, tipo Svizzera ha vinto, se l'ha giocata, per cui quello era il livello di questa nazionale. Qui abbiamo incontrato squadre che obiettivamente, sia fisicamente che tecnicamente, erano superiori, e purtroppo ci portiamo dietro una delusione anche troppo grave, che va un po' a sminuire anche tutto il lavoro e tutti i progressi che i ragazzi hanno fatto da quando sono con noi.